canale. Oggi è il mio compleanno, è un compleanno speciale perché compio 18 anni. Per questo vorrei realizzare insieme a voi la mia torta. Perché sfogliando l'album dei ricordi della mia famiglia ho trovato le foto del mio primo compleanno dove sono con i miei fratelli e una bella torta che nostra madre ci preparava ad ogni festa, la stessa che oggi vi propongo in questo video. Basta con i ricordi e passiamo alla ricetta. La prima cosa che faccio è la crema pasticcera, così la lascio raffreddare e nel frattempo mi dedico alle altre preparazioni. Io l'ho fatta con soli tuorli, ma se volete potete sostituirli con due uova intere. Poi, se non avete l'amido di mais, utilizzate la fecola di patate nelle stesse quantità, oppure sostituendolo con 60 g di farina. Quindi se siete di fretta, preparatela il giorno prima e poi la mettete in un sacchetto per alimenti ben chiuso e resterà morbida come appena fatta. Io ho grattato della semplice scorza di limone, ma se la volete ancora più profumata, come dice il mio prof, aggiungete un po' di buccia d'arancia sempre grattugiata. Poi se la volete ancora più golosa, sostituite 50 g di farina con 50 g di cacao amaro in polvere. La bagna è semplicissima, ma diversa dal solito.
Io l'ho fatta con acqua, zucchero, un po' di buccia di limone e di arancia e una secca di cannella. L'ho fatta bollire per una decina di minuti e poi l'ho fatta raffreddare. Se siete di fretta, utilizzate l'ananas in scatola, il succo lo utilizzate per la bagna e le fette di ananas per la decorazione. Adesso possiamo assemblare la torta. La base la sistemo sul piatto da portata, poi la bagno con l'infuso fatto precedentemente, poi con l'aiuto della sac à poche stendo la crema. Se non sapete usare la sac à poche, utilizzate un cucchiaio, non succede niente. Got fire guns in my rearview mirror. I am Hallelujah, I saw his name. I'm talking to the walls again. Sure I am. Look down. Ed ora la parte più bella, quella della decorazione. A me piaceva l'idea di disporre la frutta tagliata seguendo i colori dell'arcobaleno, quindi dal rosso per poi finire col viola. Mi raccomando, utilizzate frutta fresca di stagione, così la torta sarà anche più buona. Magari fatevi consigliare dal vostro fruttivendolo. Just about heard enough of all your colonial bluffing. Hooray. I don't think of me but her instead, and I remember every word you ever said. Well, damn it, I should have known that you can never find your way home when your concerns are not your own. Adesso vi basta servirla ad una festa di compleanno, magari accompagnata con delle idee salate e dolci. E mi raccomando, non dimenticatevi la candelina. Come fate a non riscuotere successo con una torta così bella e buona? Io per oggi ne compio 18, quindi aggiungo una candelina. Oh my God, amen. Now have you ever heard the Dolce Vita sing? Let me take you around again. I wanna hold you accountable, explore the possibility, apply for higher order. Can you hear me? Ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Come sempre, se avete dubbi o domande, scrivetelo qui sotto nei commenti e io vi risponderò. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.